Poi si gioca ancora il tuffo di De Gennaro, attenzione a Sorokaite, non facile questo pallone, infatti lo tiene Courtney, però sbaglia il bagger difensivo, in qualche modo Sansonna, miracolo, ma c'è ancora De Gennaro, poi no look per Indre Sorokaite con il muro che arrivava in corsa. Grande palla di Indre Sorokaite. Palla dall'altra parte, sezione non proprio perfetta, Prandi deve regalare. Raschi per Struniak, il muro tiene, Prandi ancora una volta dalle retrovie Mitchell. Cecchetto mantiene la palla in vita, Gironi Imbagir restituisce, Siressi, Prandi per Lode, il muro tiene, Angeloni involontariamente mantiene la palla in vita, si continua con Siressi Imbagir. Varrick, tutta potenza. Sencevic forte sulle mani del muro, la copertura di Bergamo. Ancora Varrick, il muro di Struniak, Siressi in bagger, Cecchetto. Raschi per Angeloni, che mette a segno il punto numero 10. Scambio lunghissimo. Popovic a conquistare quel pallone, Karkases a provare a rispedirlo di là, Bekis per De Gradi che cerca il pallonetto, c'è la copertura di Karkases, Coutinho, vola altissima difesona di Maria Segura, prova a piazzare la diagonale Mingardi, ci arriva Bosetti, Coutinho a sparare forte, Brescia la tiene su e la rispedisce nella metà campo rosa. Antonievic sceglie Kenia Karkases e la chiude lei con un diagonale pazzesco, veramente un angolo terribile quello di la rivediamo, Kenia Karkases, incredibile, ha chiuso tantissimo quell'angolo, dove l'ha messa, è veramente un'azione spettacolare, un attacco. Bravissima Michaud che tiene ancora in gioco questa, sì, questa palla, ma ci pensa lei, incredibile, incredibile. Cambia ancora il servizio, la ricezione di Firenze Bonafechi, frusta il colpo, poi va anche Vanek con la stessa potenza, stavolta il muro a dire di no, para Zannoni, gioca Curio, però la free ball per Firenze, da Ramaglio, accomoda per Dijk, ma ancora per la propria numero 19, la palla che viene giocata da Cambi verso Vanek, il muro a sporcare, la copertura di Dijk, ma allora alza Venturi, il pallone per Fechi, il salvataggio di Zannoni è da applausi, poi Markovic in parallela, il pallone ancora buono dopo Dalderop, il muro a respingere di là e la palla esce dal campo, in faccia il colpo è arrivato a Cambi. C'è Laura Partenio, battuta tattica giusta perché può rigiocare Filottrano, lo fa con Bianchini, ci arriva Ortmann in difesa, contrattacco con Plummer che però solo pallonetto, ancora Bianchini, palla non facile, c'è il muro ancora per lei, terza palla, gioca un po' un colpo da bici ma ci arriva in difesa Ortolani, poi ancora non chiude dal centro la Heirmann, Bagher rovesciato per Moretto, si riorganizza Monza, una free ball, se lo gioca con la Heirmann che chiude, chiude lei. Primo incasso in campo per Bosio, poi già dice finora coach Bregoli ha preferito Polter. Perinelli, però Bosio proprio da Grobenna. Non ci va nessuno, mamma mia. Bortoli deve intervenire perché nessuno stava andato sul pallone che cadeva a terra, Guerra, ancora Crari e poi De Bortoli, il salvataggio dell'anno, forse del decennio, questo con Chieri che da due centimetri da terra ha tirato sul pallone, poi Stefanovic però si mette giù